È il 5 agosto e in questo periodo dell'anno, in Italia, il motociclista selvatico migra verso le montagne per sopperire alle temperature che incombono sulle zone pianeggianti. Quello che non sa il motociclista italiano è che dovrà correre più veloce della gazzella della polizia se non vorrà prendere una bella multa. Buongiorno amici e amiche biker, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Hollywood, c'è qui dietro la mia zavorrina. Ciao ragazzi! Ecco, vi ha salutato. Iniziamo questo video che siamo imbottigliati nel traffico più o meno per andare a San Pellegrino. Siamo a 5 minuti da San Pellegrino Terme. Da qui saliremo per fare il passo Zambla. Dopodiché, surprise! Oh, abbiamo scelto la strada degli stranieri, non c'è nessuno. Ma nessuno proprio. A parte lui. Brava. Che bella sta strada. Che bella sta strada. In mezzo al bosco. Ti sento solo io e mi dai molto fastidio. Non penso però. Dai! Basta! Figa! Sei fastidio! C'è un clacson nel cervello! Minchia, non ascolto la mia di coscienza! Devo ascoltare te! Mi hai colpito? Perché mi hai colpito? Ah, passo Zambla! Oltre il colle! Oh, bravi, fuori dai coglioni! Boh! Siamo arrivati! Comunque noi non potevamo fermarci giù, perché giù è per turisti. Guarda che bello. Mentre Zambla alta deve essere quella là, guarda. Che bello qua. Prendiamo una Zambla alla casa. Ma Zambla bassa? No, figa. Eccola, oltre il colle, Zambla alta. A Miramonti vuoi fermarti? Vado. Aspetta che è scosceso. No, perché di qua è scosceso. Ok, perfetto. No, no, così va bene. Amo, scendi. Brava. Lo prenderemo qua. Zambla bassa no. Perché è bassa. Va bene. Che già qua è anche lontano, ce ne sono di paesini più vicini. Zambla o niente. Eccoci a Zambla Alta, ragazzi, che non è in Francia, ma mi sono sentita in Francia. Ho chiesto alla titolare se aveva l'adesivo del passo Zambla ed è rimasta un 3 secondi netti buona, uno sguardo vitreo come se dovevo dirgli adesivo. Ho avuto l'idea di dirgli adesivo perché pensavo non mi avesse capito. E poi mi è stato risposto che è la prima volta in 30 anni che glielo chiedono. Ma che passo della minchia! Buona colazione! Se magna, bye guy. Bene ragazzi, siamo ripartiti da Zambla Alta. Non abbiamo trovato l'adesivo del passo Zambla. Adesso vediamo, magari c'è qualche rifugio su che ce l'ha, ma
Non credo. Quando glielo chiedevamo sembrava che gli stavamo chiedendo una cosa illegale. Zambalaya. Boh. Minchia che tornante. Ecco, qua bisognava fermarsi. Qua ce l'ha, eh. Sì, qua ce l'ha. Amo. Bar, ristorante, pizzeria, gelateria al Trappen. Come minimo cado. Bello, mettilo dietro. Ce l'abbiamo fatta. Bene, stiamo per salire al passo dell'Aprica. 20 minuti e siamo là, che ho fame e ho caldo, cazzarola. Jambalaya? Fa un caldo immane, è indescrivibile il caldo che fa, io non ce la posso fare, mi sto letteralmente sciogliendo, sto cominciando a pensare di sospendere l'assicurazione in estate per il caldo, tengo d'inverno, vado fuori quando fa freddo. Fa troppo caldo, cioè non puoi andare in montagna e dire vado in montagna a prendere un po' di fresco, cazzeria l'Aprica 1200 metri, Cristo di un Dio, 36 gradi, 37 gradi, cosa c'era prima? Non può. Vabbè, stiamo riscendendo dall'Aprica, direzione casa, abbiamo mangiato l'inverosimile, infatti c'è anche lo stomaco che proprio in moto non era la cosa più bella da fare adesso. Ci ho avuto un caffè e la Red Bull. E guardate in che stato vi sto parlando. Se non prendevo il caffè e la Red Bull adesso, ero sdraiato per terra in uno di questi fossettini qua. Bello rilassato. Oltretutto sto parlando così, è caso. Mi stanno superando tutti. Le Honda, Goldwyn, tutte mi stanno superando. Vai, superatemi, Honda, Goldwing. Bene ragazzi, direi che per oggi è proprio tutto. Se vi è piaciuto anche questo video, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare qualche commento, qualche insulto, solite cose. Da questo provinciale abbastanza noioso, ancora non siamo a Sondrio, quindi ce n'è di strada ancora prima di arrivare a casa. E da 35 gradi penso che è proprio tutto. Un saluto da Hollywood, dalla Zavorrina. Ciao! E alla prossima! Ciao! E comunque Jambalaya. Zero. Non esiste l'ombra. E in mezzo alle montagne non c'è una figa di ombra, perché il sole è sopra di noi. Sì, ma sai qual è la cosa peggiore? Jambalaya. Tirando le somme, possiamo trovare una morale per questa storia. In natura non è importante essere un leone, una gazzella o un motociclista. Quello che conta è non andare in moto con 50 gradi all'ombra. Alla prossima puntata e Jambalaya a tutti.